Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano, oggi è il mercoledì 2 di giugno del 2021. Noi preghiamo per l'Italia, preghiamo che questa nazione sia una nazione che veramente nella sua Repubblica possa regnare l'amore, l'istruzione, il timore di Dio. Noi veramente preghiamo affinché in questa nazione Cristo Gesù possa essere residente e presidente nei cuori dei suoi cittadini. Che Dio possa mandare la sua parola e il suo Spirito Santo a poter convincere il popolo italiano a venire al Signore. Non solo il popolo italiano, ma tutte le nazioni che vi abitano in questa bella nazione, nazione per la quale noi preghiamo e facciamo gli auguri per questa giornata così importante. Il miglior augurio che noi possiamo fare all'Italia è quello di leggere la parola del Signore. Noi stiamo leggendo il libro di Giosuè e durante questa giornata noi leggeremo il capitolo 21 e il capitolo 22 fino al versetto di numero 9. Allora leggiamo la parola di Dio, parola del Signore, Giosuè, capitolo 21. I capi famiglie dei Leviti si avvicinarono al sacerdote Eleazar, a Giosuè, figlio di Nun, e ai capi famiglie delle tribù dei figli di Israele. Parlarono loro a Silo nel paese di Canaan e dissero: «Il Signore comandò per mezzo di Mosè che ci fossero date città da abitare con le campagne circostanti per il nostro bestiame». Allora i figli di Israele diedero ai Leviti dalla loro eredità le seguenti città con le campagne circostanti, secondo il comandamento del Signore. Si tirò a sorte per le famiglie dei Chietiti e i figli del sacerdote Aarone e coloro che erano Leviti ebbero a sorte 13 città della tribù di Giuda, della tribù di Simeone e della tribù di Beniamino. Al resto dei figli di Keat toccarono in sorte 10 città delle famiglie della tribù di Efraim, della tribù di Dan e della mezza tribù di Manasse. Ai figli di Gerson toccarono in sorte 13 città delle famiglie della tribù di Issacar, della tribù di Asher, della tribù di Neftali e della mezza tribù di Manasse in Basan. Ai figli di Merari, secondo le loro famiglie, toccarono 12 città della tribù di Ruben, la tribù di Gad e la tribù di Zabulon. I figli di Israele diedero dunque a sorte queste città con le loro campagne circostanti ai Leviti, come il Signore aveva comandato per mezzo di Mosè. Diedero cioè della tribù dei figli di Giuda e della tribù dei figli di Simeone le città qui menzionate per nome, le quali toccarono ai figli di Aarone tra le famiglie dei Chietiti, figli di Levi, perché il primo lotto fu per loro. Furono dunque date loro Kiriat Arba, cioè Hebron. Arba era il padre di Anak, nella regione montuosa di Giuda, con la campagna circostante, ma diedero il territorio della città e i suoi villaggi come possesso a Caleb, figlio di Jefune. E diedero ai figli del sacerdote Aarone la città di rifugio per l'omicida, Hebron e la campagna circostante, poi Libna e la campagna circostante, Yattir e la sua campagna circostante, Estemoa e la sua campagna circostante, Colon e la sua campagna circostante, Debir e la sua campagna circostante, Ain e la sua campagna circostante, Iuta e la sua campagna circostante e Bet Semes e la sua campagna circostante, 9 città di queste due tribù. E la tribù di Beniamino, Gabaon e la sua campagna circostante, Geba e la sua campagna circostante, Anatot e la sua campagna circostante, Almon e la sua campagna circostante, 4 città. Totale delle città dei sacerdoti, figli di Aarone, 13 città e le loro campagne circostanti. Alle famiglie dei figli di Kenat, cioè al rimanente dei Leviti, figli di Keat, toccarono delle città della tribù di Efraim. Fu loro data la città di rifugio per l'omicida Sichem, con la sua campagna circostante nella sua regione montuosa e Efraim, poi Gezer e la sua campagna circostante.
Chi Bezaim e la sua campagna circostante e Bet Orom e la sua campagna circostante. Quattro città della tribù di Dan, El Tec e la sua campagna circostante. Gibeton e la sua campagna circostante, Ayalon e la sua campagna circostante, Gat Rimon e la sua campagna circostante, quattro città. Della mesa tribù di Manasse, Tanak e la sua campagna circostante, Gat Rimon e la sua campagna circostante, due città, totale 10 città con le loro campagne circostanti che toccarono alle famiglie di degli altri figli di Keat. Ai figli di Gerson, che erano delle famiglie dei Leviti, furono dati della mesa tribù di Manasse, la città di rifugio per l'omicida, Golan in Basan e la sua campagna circostante, e Beestra e la sua campagna circostante, due città. Della tribù di Issacar, Chision e la sua campagna circostante, Dabrat e la sua campagna circostante, Yarmut e la sua campagna circostante, En-Ga-Nimim e la sua campagna circostante, quattro città. Della tribù di Asher, Miseal e la sua campagna circostante, Abidon e la sua campagna circostante, Kelkat e la sua campagna circostante, e Rehob e la sua campagna circostante, quattro città. Della tribù di Neftali, la città di rifugio per l'omicida, Kedes in Galilea e la sua campagna circostante, Camot Dor e la sua campagna circostante, e Cartan e la sua campagna circostante, tre città. Totale delle città dei Gersoniti secondo le loro famiglie, 13 città e le loro campagne circostanti. E alle famiglie dei figli di Merari, cioè al rimanente dei Leviti, furono date della tribù di Zabulon, Iocheneam e la sua campagna circostante, Carta e la sua campagna circostante, Dimina e la sua campagna circostante, e Naalal e la sua campagna circostante, quattro città. Della tribù di Ruben, Bezer e la sua campagna circostante, Yasa e la sua campagna circostante, Kedemot e la sua campagna circostante, Mefaat e la sua campagna circostante, quattro città. E della tribù di Gad, la città di rifugio per l'omicida, Ramot e Galaad, la sua campagna circostante, Maanaim e la sua campagna circostante, Kesbon e la sua campagna circostante, Iazer e la sua campagna circostante, in tutto quattro città. Totale delle città date a sorte ai figli dei Merari secondo le loro famiglie, formanti il resto delle famiglie dei Leviti, 12 città. Totale delle città dei Leviti in mezzo alle proprietà dei figli di Israele, 48 città e le loro campagne circostanti. Ciascuna di queste città aveva la sua campagna tutto intorno, così era di tutte queste città. Il Signore diede dunque a Israele tutto il paese che aveva giurato ai padri di dar loro, e i figli di Israele ne presero il possesso e vi si stanziarono, e il Signore diede loro pace da ogni parte, come aveva giurato ai loro padri. Nessuno di tutti i loro nemici poté resistere davanti a loro. Il Signore diede nelle loro mani tutti quei nemici. Di tutte le buone parole che il Signore aveva dette alla casa di Israele, non una cadde a terra, tutti si compirono. Gloria a Dio per questa promessa, per quello che ha realizzato nel popolo di Israele. Leggiamo ora Giosuè capitolo 22, noi leggeremo fino al versetto 9. Allora Giosuè chiamò i Rubeniti e i Gaditi e la mezza tribù di Manasse, disse loro: voi avete osservato tutto ciò che Mosè, servo del Signore, vi aveva ordinato.
e avete obbedito alla mia voce in tutto quello che vi ho comandato. Voi non avete abbandonato i vostri fratelli durante questo lungo tempo fino a oggi e avete osservato scrupolosamente il comandamento del Signore, che è il vostro Dio. E ora che il Signore, il vostro Dio, ha dato riposo ai vostri fratelli, come aveva loro detto, ritornate e andate alle vostre tende, nel paese che vi appartiene e che Mosè, servo del Signore, vi ha dato di là dal Giordano. Soltanto abbiate cura di mettere in pratica i comandamenti e la legge che Mosè, servo del Signore, vi ha dati, amando il Signore, il vostro Dio, camminando in tutte le sue vie, osservando i suoi comandamenti, tenendovi stretti a lui e servendolo con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra. Poi Giosuè li benedisse e li congedò e quelli tornarono alle loro tende. Poi Mosè aveva dato la metà della tribù di Manasse un'eredità in Basan e Giosuè diede l'altra metà in un'eredità tra i loro fratelli, di qua dal Giordano a occidente, quando Giosuè li rimandò alle loro tende e li benedisse, disse loro ancora: voi tornate alle vostre tende con grandi ricchezze, con moltissimo bestiame, con argento, oro, rame, ferro e con grandissima quantità di vestiario. Dividete con i vostri fratelli il bottino dei vostri nemici. E i figli di Ruben, i figli di Gad e la mezza tribù di Manasse dunque se ne tornarono dopo aver lasciato i figli di Israele a Silo nel paese di Canaan per andare nel loro paese di Galaad, il paese delle loro proprietà, del quale avevano ricevuto il possesso dietro il comandamento dato dal Signore per mezzo di Mosè, parola del Signore. È bello poter vedere la promessa di Dio realizzata nel suo popolo. È bello poter sapere che oggi non è cambiato. Il Signore è lo stesso ieri, oggi e sempre. E le sue promesse si adempiono e si adempiranno ancora, perché noi stiamo aspettando il rientro del Messia, colui che viene a prendere il suo popolo, che non è necessariamente formato solo di Israele, ma è formato di tutti coloro che hanno creduto nel nome di Gesù. Tu sei parte di questo popolo? Se ancora non fai parte di questo popolo, non sai quello che ti stai perdendo. Vieni a Dio per mezzo di Cristo Gesù. Lui è la via, la verità e la vita che trasforma il tuo cuore. Vieni anche domani ad ascoltare la lettura della parola. Lascia Dio parlare al tuo cuore. Un forte abbraccio, un santo bacio. Rimani ora con la pace del Signore e che tu possa meditare in tutte le parole che noi abbiamo letto oggi nel nome di Gesù.